Bentrovati in questa nuova puntata. Beh, vedete, il bello della televisione sarda è che si può percorrere poi in lungo e largo la nostra isola, la nostra Sardegna, e oggi lo facciamo in un modo un po' particolare, da Sopra un Uraghe e in compagnia di un amico che lui non è sardo, lui arriva da Latina e pensate, lui ha inventato una cosa incredibile, l'ufficio sul web. E perché siamo qui? Lo chiediamo proprio a lui. Intanto ciao, con noi Massimiliano Spada. Salve a tutti. Beh, questo è il primo esempio di come si è fatta viaggiare, no? Un'informazione, l'email antica. Certo, qui era un'informazione di pericolo. I nuraghe collegavano un po' tutta l'isola, no? Intanto noi diciamo ai nostri telespettatori, Massimiliano, che parleremo di internet, quindi è l'ufficio web sul web grazie a internet. Perché poi il nuraghe e perché fare questa intervista da questo nuraghe? Da questo nuraghe, perché internet, la rete delle reti, questa possiamo considerarla 3.000 anni, la prima rete di comunicazione, anche se poi portava un'email di pericolo, no? La prima rete di comunicazione possiamo definirla in Italia. Quindi praticamente tu mi stai dicendo, Massimiliano, che cioè, i nostri avi, i nostri antichi sardi sono stati in qualche modo pionieri di quello che poi è successo in riferimento naturalmente a internet. Beh, no, la necessità di avere informazione veloce, fruibile, che potesse in questo caso rappresentare un aiuto, un avvertimento, no? Quindi la Sardegna la ritengo una regione interessante per tanti aspetti di innovazione. Quindi scegliamo la Sardegna non solo per i nuraghe, scegliamo la Sardegna per presentare questo progetto perché comunque è un esempio a livello nazionale di innovazione molto interessante sotto tantissimi aspetti. Ecco, Massimiliano Spada, di questo parleremo, ma io direi anche di andare sotto il nuraghe, ci godiamo questo bellissimo paesaggio che si vede da qui e poi pian piano andiamo a scendere, caro Massimiliano, perché magari giù staremo anche più comodi. Tra l'altro ci siamo anche organizzati di un computer. Ecco, attenzione qui a questo sasso, eccoci qua, stiamo scendendo anche per parlare esattamente poi di questo ufficio web. Quindi dai nuraghi, da migliaia di anni fa, ci trasferiamo a quelli che sono gli anni del 2009, gli anni dell'innovazione, gli anni quelli che ci portano a vivere i nostri uffici, il nostro lavoro nel modo migliore, grazie naturalmente, come dicevo, all'ufficio web. Intanto ecco, noi siamo arrivati, ci siamo organizzati il computer, poche immagini per vedere questo bellissimo paesaggio e poi entriamo nel vivo della nostra discussione. E siamo scesi da questo nuraghe per arrivare qui sotto a parlare, pensate un po', con alle mie spalle per l'appunto questo vecchio nuraghe che è stato costruito millenni fa, a parlare di invece quella che è l'innovazione tecnologica, cioè internet. Ne abbiamo parlato poc'anzi per qualche secondo, ma penso che questo sia importante. Una volta il nuraghe era anche un modo per comunicare tra una postazione e l'altra, un po'. Pensate un po' come internet, no? Beh, esigenze diverse, ma l'informazione, la necessità, no? Di fruirla, di averla nell'immediato è rimasta. Oggi forse è ancora più forte l'esigenza di avere sempre sotto controllo le proprie attività. E internet oggi ci permette questo. Si sta cambiando, ha già cambiato il mondo del lavoro. È diventato uno strumento quasi indispensabile.
Adesso questa grande opportunità che fino adesso ha contenuto informazioni e tantissimi servizi poco sfruttati, oggi la vogliamo rendere più semplice, più fruibile, più immediata. L'ufficio virtuale sotto questo aspetto nel mondo viene definito il digital work style, cioè un modo diverso in questo caso di affacciarsi e di sfruttare poi queste che sono le potenzialità di internet. Beh, avete sentito, stiamo parlando di internet, ma dell'ufficio virtuale. Noi siamo in compagnia, lo diciamo per coloro che ci stessero guardando, siamo in compagnia di Massimiliano Spada. Massimiliano Spada che, pensate, arriva da Latina e ha inventato un modo veloce per vivere il proprio ufficio sfruttando poi quelle che sono le reti del web, le reti di internet. 4 anni fa sei entrato in questo mondo virtuale dell'ufficio web. Andiamo a spiegare che cos'è l'ufficio web e come ci sei arrivato. 4 anni fa sì, è partito il progetto. L'idea, quella di utilizzare la grande opportunità che la rete delle reti dava per permettere, no, di avere sempre sotto controllo l'informazione. E quale informazione se non quella più importante, quella dell'ufficio? La posta elettronica ormai è una realtà, è presente e utilizzata ormai da tutti, no? Ognuno ha più di una mail di riferimento ed è stato il primo grande strumento utilizzato nel web. Adesso l'idea è stata quella di portare tutto l'ufficio, tutti gli strumenti che caratterizzano l'ufficio. Ovunque, dovunque, ci si connette con il computer, con il polmare, ci si connette attraverso casa, attraverso l'ufficio. Non si è più legati fisicamente al computer, no? Un elemento importantissimo, grande limite fino adesso di tantissime soluzioni. L'informazione presente sì, ma lì, quindi l'obbligo di doverla inseguire. Ed è un problema al quale adesso si deve dare soluzioni. Le esigenze sono cambiate, il mondo del lavoro è cambiato, immediatezza è fondamentale, i ritmi sono cambiati. Il web ci permette questo, oggi si parla del nuovo web, no? Il 2.0, il social network, tutte cose che fanno parlare di internet in maniera nuova, diversa. Iniziamo a sfruttare questa rete anche per migliorare le proprie condizioni anche di lavoro, no? Importantissimo. L'ufficio virtuale nasce con questo obiettivo. Mi arriva un fax, chiamo la mia segretaria per vedere se è arrivato. No, mi arriva un fax, controllo immediatamente se il mio fax è arrivato dalla macchina con il mio palmare, con il mio portatile connesso attraverso il telefonino ad internet. È un modo diverso di vedere l'uso di questo grandissimo strumento. Ci crediamo molto perché le esigenze sono forti, siamo un po' arretrati sotto questo punto di vista e questo limite, questo gap va assolutamente colmato. Io ho visto una cosa importante, cioè in gran parte dell'Italia, ormai parliamo d'Italia anche se poi in realtà l'ufficio web può essere usato in tutto il mondo, ma parliamo d'Italia nello specifico, molte amministrazioni stanno usando questo nuovo sistema, che poi noi diciamo nuovo, ma in realtà ormai non è più nuovo. Nuovo forse anche per la nostra isola, per la nostra Sardegna, già delle amministrazioni si stanno attivando per avere l'ufficio web nella propria amministrazione. Questo è importante anche per gli utenti, cioè coloro che, faccio un esempio, possono avere l'opportunità, vogliono avere un qualsiasi documento, grazie all'ufficio web potrebbero entrare all'interno e poterlo prendere, o no? Nella pubblica amministrazione il progetto si chiama WebPA, stessa identica cosa, no? La scrivania virtuale a disposizione in questo caso dei funzionari che lavorano all'interno della pubblica amministrazione. In quel caso l'obiettivo qual è? Portare queste tecnologie che di nuovo non hanno nulla, è un modo diverso di presentarle e di renderle semplici, questo è importante da sottolineare. Non ci siamo inventati, magari no? Non ci siamo inventati gli strumenti che al contrario abbiamo reso semplici nel loro uso all'interno appunto dell'ufficio virtuale piuttosto che WebPA.
ci siamo inventati, li abbiamo resi appunto fruibili. Nella pubblica amministrazione quali sono le esigenze? Lo vediamo, oggi se ne discute. Solo il PIL italiano, il 3%, è legato allo spreco, alla carta. Lo spreco, l'uso della carta, conta il 3% del PIL, è una cosa incredibile. Si sta facendo molto sotto questo punto di vista, guardate le iniziative anche del Ministro sulla Gazzetta, che non verrà più stampata ma verrà comunque distribuita, accessibile attraverso internet, no? Vedete come si trasforma, questo è importantissimo. E quindi che cosa abbiamo realizzato? Anche nell'ambito della pubblica amministrazione uno strumento per rendere semplice l'uso della posta elettronica certificata, uno strumento per portare il VoIP all'interno delle amministrazioni senza addirittura dover cambiare la loro struttura telefonica, no? Questo è importantissimo, questo è un grande limite. Risparmiando poi tra l'altro una marea di denari, anche perché tramite questo sistema si riesce a risparmiare molti soldini, no? Beh, l'obiettivo, immaginiamo una posta elettronica certificata che sostituisce una raccomandata, è un risparmio. Immaginatela all'interno delle pubbliche amministrazioni cosa significa. L'ultimo decreto adesso obbliga le amministrazioni con dei tempi dettati a iniziare a usare veramente questo tipo di strumenti. Ma non c'è solo questo, immaginate il fax ricevuto attraverso il web. Oggi ricevere un fax significa apparecchio, toner, consumo, carta e lo spreco lo potete immaginare. Ricevere un fax come se fosse una mail significa vedere sul computer la presenza di un fax, se è interessante stamparlo, diversamente archiviarlo. I tempi sono estremamente ridotti, la fruibilità dell'informazione è ovunque, no? E poi la carta. La carta che sparisce. Allora, noi ci fermiamo perché qui finisce questa prima parte dedicata a Massimiliano Spada e all'ufficio web. Credo che sia interessante questo argomento per il nostro presente, ma soprattutto per quello che sarà il nostro futuro. Sempre da questo nuraghe, però, perché ci incontriamo ancora qui, naturalmente domani, a riparlare di ufficio web, pensate, dai nuraghi.